Cittadine e cittadini del comune di San Nicola Manfredi, buon pomeriggio a tutti voi, buon fine settimana. Una diretta un po' particolare fatta nel pomeriggio, nel primo pomeriggio del sabato, a differenza della solita diretta del sabato mattina, perché abbiamo da poco terminato la consegna dei panettoni a tutte le famiglie, tutte le 42 famiglie in isolamento fiduciario, in isolamento obbligatorio per via della pandemia. 42 famiglie, 73 cittadini positivi al virus in tutto il territorio comunale, dai Palati a Torre Pagliare. Quindi abbiamo consegnato a tutti quanti, a tutte le famiglie, il panettone artigianale offerto dalla ditta Grani e Caffè di Annassi. E quindi questo è stato il motivo per il quale, oltre a degli impegni presi con la ditta che svolge il servizio di raccolta dei rifiuti, degli ingombranti sul territorio dei rifiuti per far sì che si organizzi da porta a porta anche in altre zone del territorio come via Matteotti, via Costa nel capoluogo e il parco Il Poggio. Quindi, visto che c'era la necessità di fare questi sopralluoghi, abbiamo posticipato ad oggi pomeriggio la nostra consueta diretta Facebook. La settimana è cominciata con la riunione operativa che abbiamo tenuto domenica scorsa per far fronte a quella che era l'allerta meteo, l'allerta neve, che poi fortunatamente ha interessato esclusivamente le frazioni alte del territorio, cioè Toccanisi, Monte Rocchetta e Contrada Arenella. Un piano che abbiamo, diciamo così, più che altro messo alla prova e che ha retto, che ha funzionato per quello che sono state appunto le frazioni alte della zona alta del comune. La settimana inoltre si è aperta con quella che è l'individuazione del nuovo capo dell'ufficio tecnico comunale, nella persona dell'ingegnere Candida Iannazzone, la vice sindaco, che sostituisce l'ingegnere Vincenzo Mauro che è andato in pensione, così come abbiamo preso tutti i contatti necessari affinché nei prossimi giorni il nostro comune possa finalmente avere il nuovo segretario comunale. Il segretario comunale che abbiamo individuato ha accettato. Nei prossimi giorni faremo tutte quelle che sono, completeremo l'iter burocratico per l'insediamento, previsto per il 1° febbraio e, nella giornata tra domani e dopodomani annunceremo anche il nome alla, cittadinanza. Quindi, abbiamo dato seguito a quelli che sono stati gli impegni presi già in campagna elettorale, ma anche subito dopo, e cioè che nel giro di poco avremmo avuto, nuovi dirigenti nel municipio, nel comune. Quindi sia per quanto attiene la segreteria comunale, l'ufficio tecnico e a seguire l'ufficio ragioneria e altri uffici, stiamo mettendo in piedi appunto la nuova macchina burocratica del municipio. Quindi si sta dando vita a quello che sono i ricambi all'interno del comune. L'amministrazione poi sta mettendo in piedi quello che sarà il prossimo, diciamo così, impegno, cioè quello di nominare anche un ufficio di collaborazione, un ufficio di staff del sindaco, così come è previsto dallo statuto comunale. Quindi nulla di diciamo, anormale, è previsto dallo statuto comunale, lo faremo, nomineremo un ufficio dello staff del sindaco e faremo in modo da coinvolgere professionalità che sono state magari poste in quiescenza, sono andate in pensione, ma sono di fondamentale importanza per il futuro, per il prosieguo dell'azione amministrativa. L'amministrazione è intenzionata a coinvolgere, a riportare, diciamo così, tra noi nella gestione amministrativa con incarichi che valuteremo nel dettaglio come affidargli, che tipo di incarico affidargli, anche per dire l'architetto Rocco Rolando, nostro collaboratore, già durante l'organizzazione successiva
l'insediamento, ma con il quale abbiamo intenzione di ampliare il raggio di collaborazione. Nella settimana che si sta chiudendo abbiamo fatto la sanificazione, abbiamo effettuato la sanificazione delle chiese di Torre Pagliara e Pagliara. Abbiamo messo in piedi quelle che sono state tutte quelle iniziative per mettere in essere il servizio di videosorveglianza e di videosicurezza in tutto il territorio. Stiamo aspettando la negativizzazione di tre ditte, perché all'interno di queste ditte ci sono diversi operai colpiti dal Covid, sia per il montaggio dell'impianto di videosorveglianza, sia per quanto attiene il montaggio della segnaletica lungo le strade comunali, in particolar modo quella di via Fontana Vecchia a Pagliara e di via Grotta a San Nicola Capoluogo, così come per attuare lo smontaggio delle luci natalizie ancora in essere nel territorio. Purtroppo anche la ditta delle luci ha avuto un problema all'interno, appunto alcuni membri del personale sono risultati positivi al Covid. Abbiamo iniziato quello che è il recupero coatto delle macchine lungo il territorio comunale, diciamo così, lasciate in disuso, abbandonate. Abbiamo già cominciato su Pagliara, continueremo nelle altre zone, così come con la richiesta di smontaggio delle baracche e dei container lungo tutto il territorio comunale. Per quanto attiene invece la scuola, abbiamo dato il via alla ripresa dell'anno scolastico normalmente. Noi non avevamo nessuna intenzione di chiudere le scuole. Il TAR ha dato ragione a chi ha fatto opposizione all'ordinanza del Presidente della Regione De Luca, quindi anche nel nostro territorio, nel nostro comune, le scuole sono ricominciate senza nessun problema, per fortuna senza nessun caso. Abbiamo provveduto a quella che è la sanificazione degli scuolabus comunali, anche se all'interno dei nostri scuolabus c'è già un impianto sanificazione che si può fare tutti i giorni, sia alla partenza che all'arrivo in deposito dei nostri mezzi. Abbiamo dovuto purtroppo registrare la morte di un nostro concittadino a causa del Covid-19, Giuseppe De Bellis, alla cui famiglia porgiamo le nostre più sentite condoglianze. Il terzo deceduto a causa del Covid dopo Antonio Cavuoto e dopo il professore Antonio Coretti. Abbiamo consegnato i biglietti della partita del Benevento contro il Monza a chi era stata estratta a sorte per questa iniziativa. Siamo stati all'udienza del Papa a Roma. Abbiamo messo a posto i tombini, in particolar modo la scuola, davanti alla scuola del plesso scolastico di Zappiello, così come abbiamo provveduto a terminare la recinzione, la posa in opera della recinzione dei cancelli davanti al plesso scolastico di Annassi. Stiamo programmando delle iniziative per San Valentino, per il prossimo carnevale, così come vi dicevo la raccolta differenziata la stiamo portando sempre più e sempre meglio porta a porta in tutti i parchi residenziali pubblici, in particolar modo di Annassi, così come vi ho detto prima continueremo anche con il porta a porta in via Matteotti, in via Costa nel capoluogo, così come era prima. Non tollereremo più che persone di altri comuni depositino in maniera incontrollata rifiuti davanti alle abitazioni di parenti, congiunti che vivono nel nostro territorio. Questo non si potrà più fare, anche se non si poteva mai fare. Ora vigileremo affinché non avvenga più una cosa del genere. Abbiamo chiesto la riparazione della strada di comunale via Ferrari di Toccanisi a seguito della manutenzione straordinaria per una perdita sulla rete idrica comunale. Abbiamo inoltre le polemiche spicciole dell'opposizione lasciano il tempo che trovano. In ogni caso noi stiamo dando
tutta l'assistenza necessaria alle famiglie che sono colpite dal Covid, cosa che non ricordo abbiano fatto loro per il passato. In ogni caso, attualmente i positivi nel nostro territorio, come ho detto prima, sono 73 in tutto il territorio comunale, divisi in 42 famiglie. Abbiamo due positivi a Torre Pagliara, 7 a Pagliara, 7 a Monte Rocchetta, 1 a Toccanisi, 14 a Santa Maria a Toro, 7 a Santa Maria in Grisone, anzi 13, mi è appena arrivata la notizia di una negativizzazione a Santa Maria a Toro, quindi siamo in 72 positivi tutto il comune, 7 a Santa Maria in Grisone, dicevo 1 a Mezzaricotta, 3 a Montebello, 12 a Iannassi, sono guariti 5 nostri concittadini, 2 a Contrada Pieghetto, 1 a Paritoli, 1 a Mezzacapo e 15 nel territorio di San Nicola Capoluogo. Sono venuto a mancare in questa settimana 2 nostri concittadini e ripeto, abbiamo terminato oggi questa bellissima iniziativa della consegna, grazie alla collaborazione di 3 ragazzi del comune, Stefano Maria Ciampa, Lorenzo Cavalluzzo e Vincenzo Leppa, a tutte le famiglie positive in isolamento obbligatorio a causa del Covid. Grazie, vi auguro buona domenica a tutti.